Non ho colto questa raffinatezza. Come ogni anno diciamo che sto festival è troppo lungo, è troppo noioso, che ci sono delle persone sconosciute. Quest'anno tutto diventa ancora più faticoso perché abbiamo una tristezza di fondo e quindi neanche le battute di Fiorello ci stanno aiutando. Noemi è la mia gioia a questo festival perché, a parte il suo sorriso travolgente che ha sempre avuto, l'ha sempre contraddistinta, adesso abbiamo anche un fisico pazzesco. Abito bellissimo, prima sera un Dolce & Gabbana. Mi è piaciuta anche ieri sera col suo crop top. Per Noemi un bel 9. Mi aspettavo che si parlasse di Arisa perché è quella più camaleontica, quella che ci riserva sempre un sacco di sorprese. È anche la donna più coraggiosa perché cambiare non è così facile. E lei lo fa puntualmente ogni anno strafottendosene, scusatemi il termine. Poi dire che l'abito di Margiela le stesse bene, questa è un'altra cosa, però ha tutta la mia ammirazione e la canzone è bellissima. Beh, 7. Beh, la Michelin è una ragazza molto sofisticata, molto attenta al dettaglio. Con Prada la prima sera aveva questa blusa un po' luminosa e pantaloni un po' ampi. Devo dire stylish, lei mi piace anche il taglio corto. 7,5, perché non è proprio un 8 pieno, però è un po' più del 7. Beh, Malika anche lei è molto raffinata, ha un bellissimo portamento. Mi sembra un po' il mago che esce dalla lampada di Aladino, no? Nella prima sera aveva questi pantaloni con un elastico alla caviglia e una specie di piccolo scigno sulla testa, quindi mi ha dato proprio questa impressione un po' magica. Beh, voto 6,5. Non è sufficiente che un abito sia di un importante brand, cioè questo non mi spaventa per niente, bisogna vedere come lo porti quel tailleur. Madame 4. E poi è arrivata la grande Orietta Berti, grande in tutti i sensi, è un pezzo di storia della musica italiana e anche tanta roba, perché era infagottata. E la stessa cosa si poteva ottenere con la metà del tessuto. Qui erano decine, decine e decine di paillettes in rotolo. Avremmo potuto fare almeno 400 minigonne a Shakira. Voto 5. Vittoria Ceretti ha indossato 3 magnifici abiti, un Valentino, un Armani Privé e un Atelier Versace, quindi 3 abiti importanti che le donne si strapperebbero i capelli per indossarli, ma nessuno brillava. Voto 5, ovviamente gli abiti 10. Elodie ha rappresentato uno dei miei momenti di maggiore gioia, bella, disinvolta, anche simpatica, fisico pazzesco, gambe extra long, ha sfoggiato abiti meravigliosi, e che lei ha saputo interpretare con la giusta, col giusto carattere, con la giusta personalità. Un bel 8,5. La prima sera abbiamo trovato Matilda De Angelis, molto carina, una bravissima attrice che ha sfoggiato un guardaroba realizzato da Miuccia Prada. Non tutti donanti. Il primo color melanzana le faceva questo effetto un po' melanzana in tutti i sensi, melanzana con i fiocchi. Forse il terzo, il migliore, questo pigiama costellato da tante pietre. In generale il mio giudizio, il mio voto è 5. Fedez, beh, direi gli opposti che si attraggono, visto che era sul palco con la Michelin. Voi pensate Donatella contro Miuccia, voglio dire, il giorno e la notte, la lana e la seta, il bianco e il nero. Beh, lui ha scelto questa stampa di Versace con la scritta Family e poi l'ha trovata meravigliosa di incidere o di farsi ricamare le iniziali di tutta la famiglia sulla schiena. Voto 4. Amadeus, ribattezzato da me Diamanteus, brilla più di un faro nella notte. Questi tessuti di lamé, paillette, cristalli, sono accecanti. C'è da dire che lui li porta molto bene. Non vi ho convinto? 3. Beh, Fiorello è un grande classicone, uno rassicurante. Indossa il suo smoking, uno smoking d'ordinanza di Re Giorgio. Voto 7. Mi soffermo un secondo su Ibrahimovic, non già perché mi intendo di calcio, ma solo perché ieri sera indossava degli smoking che non erano affatto male, disegnati dalla Maison di Cucinelli, avevano un taglio e una vestibilità impeccabile, poi lui è tanta roba, li riempie molto bene. Mi sarebbe piaciuto vederlo senza lo chignon. Voto per tutto quanto, Beh, un bell'8. Mi sembrava che ci fosse un'intenzione sua di fare ricerche e di comunicare attraverso anche l'abito. E questa interpretazione non mi erano dispiaciute l'anno scorso. Quest'anno le sto trovando un po' ripetitive, un po' noiose. Voto 3. Beh, non ci sono dubbi, il meglio vestito è la meglio vestita, anzi è la nostra strepitosa Elodie. Bella, divertente, con una bella attitudine, con degli abiti
favolosi. Beh, credo che lo smart working abbia fatto male a un sacco di persone. Tante persone si sono presentate sul palco proprio come sono vestite abitualmente, probabilmente in casa. Il peggiore credo che sia Joe Evan, che è arrivato con i calzoncini corti. I tessuti erano molto belli, peccato che la confezione lasciasse a desiderare. Cari amici di Fanpage, come state? E vi mando un grosso bacio.